Orlando Balbi perde la sfida con il quorum e il comune di Celle di Bulgheria si avvia al commissariamento. Così come previsto alla vigilia del voto, lo stimato medico non è riuscito con la sua lista a raggiungere la metà più uno dei voti, pari a 1.088 preferenze. Si è fermato a 888. Per Balbi, 59 anni, diabetologo, medico dirigente dell'ASL Salernitana in servizio presso il distretto Sapri-Camerota, si trattava della prima esperienza da candidato a sindaco, ma non era la prima volta che correva per il Palazzo Municipale. Nel 1999 si propose per la carica di consigliere comunale e fu il più votato della squadra, poi andata all'opposizione. Per queste amministrative aveva proposto agli elettori la lista Alternativa Democratica, che alla fine non è stata alternativa a nessuno, però contro di lui e la sua compagine hanno remato contro i due storici sindaci cellesi, Gino Marotta e Cristoforo Cobucci, alla guida del paese rispettivamente 15 e 10 anni. I circa 900 voti che siamo riusciti a raggiungere, afferma Balbi, rappresentano un grande risultato perché per conquistarli abbiamo dovuto lottare contro tutti, nobili, politici, vecchi e nuovi. Il più grosso dispiacere non è di non poter fare il sindaco, ma di aver infranto le speranze di quanti con il loro voto avevano espresso fiducia alla nostra lista e quindi al nostro progetto. Questa sconfitta non ci scoraggia, ma rafforza il desiderio di far voltare pagina alla politica locale. Alla prossima competizione saremo nuovamente in corsa. Molti elettori si sono presentati alle urne, ma hanno ritirato solo la scheda per le europee. È il caso di Gino Marotta. Non era un gruppo, afferma, che poteva amministrare il nostro comune. Tra i 10 in corsa con Balbi c'erano i 3 dissidenti della maggioranza uscente dell'ex sindaco Cobucci. Quest'ultimo, pur potendosi ricandidare, ha rinunciato alla competizione. Però, come Marotta, si è dato da fare per evitare che l'unica lista venisse eletta. Ora a Celle di Bulgheria arriverà un commissario prefettizio che resterà alla guida del comune fino alla prossima tornata elettorale. Tutto questo per i 200 elettori che hanno disertato le urne. Comunque, nonostante la sconfitta, Balbi è stato festeggiato dai suoi sostenitori.